Qualcuno sostiene che la sostenibilità ambientale è la moda del momento. Con i ragazzi e gli insegnanti dell'Istituto di Istruzione Superiore Vanvitelli Straccangelini di Ancona vi raccontiamo un'altra storia, ovvero quando il fashion può essere ecocompatibile e la chimica fonte di ispirazione e creatività. Accade qui, nella scuola per menti verdi, dove le biotecnologie sanitarie, quelle ambientali e il sistema moda sposano un progetto pieno di colore e natura. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno ai ragazzi, buongiorno alla professoressa Michela Ambrogio. Dunque, anche la moda in qualche modo parla di ecosostenibilità. Cosa vi siete inventati effettivamente per i tessuti? Allora, da alcuni anni è partito un progetto di tinture naturali con prodotti di scarto per tingere appunto i tessuti e soprattutto il cotone con appunto prodotti di scarto di uso comune. Primo lavoro che abbiamo fatto, abbiamo tinto con dei ricci di castagno, poi abbiamo tinto anche col frutto dell'ippocastano, poi siamo passati invece negli anni successivi a tingere con le bucce di cipolla e quest'anno abbiamo cominciato con i fondi di caffè, con le bucce di melograno, le bacche di sambuco, le foglie di scarto del cavolo rosso e abbiamo portato avanti queste tinture su stoffe tutte di cotone. Quindi non si usano, diciamo, i prodotti tipici, possiamo dire, per tingere, quelli che utilizzavano anche i romani, ma si preferiscono comunque dei prodotti di scarto per essere davvero ecosostenibili. Sì, era proprio il nostro obiettivo, perché piante tintore come robbia, reseda sono ormai note e vengono anche già utilizzate. La nostra idea era di partire da un prodotto a costo zero di scarto, quindi riciclare. E gli indirizzi all'interno di questa scuola parlano, quindi c'è la chimica che parla insomma con la moda e la creatività. Sì, infatti io insegno in tutti e tre gli indirizzi, sia sanitario che ambientale che sistema moda, e devo dire che molte di queste studi proprio della tintura poi sono stati fatti dagli altri indirizzi, cioè hanno analizzato queste sostanze allo spettrofotometro, hanno portato avanti un discorso di quantità di tessuto, di colore all'interno delle tinture. E quindi gli indirizzi non solo parlano ma portano avanti il progetto insieme. Adesso andiamo da Chiara a capire qual è la prima parte di questo processo. Innanzitutto dobbiamo preparare la stoffa con una sgrassatura per diciamo togliere la sporcizia e gli oli naturali. Appunto abbiamo usato delle sostanze naturali e anche comuni per far aderire il colore alla stoffa. Usiamo la mordenzatura. Le sostanze che utilizzate sono top secret, giusto? Quindi non è una ricetta assolutamente dell'Istvas ed è arrivata dopo anni di ricerca. In ogni caso, quindi mettete questo ingrediente segreto nell'acqua, poca. Sobbollire il tessuto con questa sostanza naturale comunque. Il mordenzatura è una sostanza che permette al tessuto di legarsi al colore. E rende i colori più brillanti, permette che il colore non scolorisca. Ma che cos'è il mordenzante? Anche questa è una sostanza naturale che viene usata anche in agricoltura biologica. Adesso andiamo da Samuele e Jennifer perché entriamo nel vivo di questa operazione. Che cosa c'è qui dentro? Ci sono delle bacche di sambuco che utilizzeremo per fare il nostro colorante. Questa operazione può essere fatta anche con il calore del sole ad esempio, ma dato che oggi il tempo non lo permette abbiamo deciso di utilizzare una piastra. Ci dobbiamo mettere dell'acqua? Sì, dobbiamo metterci dell'acqua per far formare il colorante. Quanto è lungo questo processo? Ci vogliono dei giorni. Per poi dopo far filtrare la parte liquida che sarà il nostro vero e proprio colorante. Allora prof, il tempo di mettere l'acqua è già, insomma, si vede una bella colorazione. Il sambuco è un arbusto che cresce spontaneo lungo le rive dei fiumi e quindi facilmente, poi sono bacche che una volta venivano utilizzate per fare le marmellate, adesso invece non lo utilizza più nessuno, quindi sono proprio prodotti di scarto e dà subito una bellissima colorazione. Poi questa soluzione viene filtrata e il colorante ottenuto viene utilizzato sul tessuto. Il tessuto viene fatto sobbollire anche lui dentro questo colorante
e se il tessuto è stato mordenzato bene, il colorante si fissa sul tessuto. Se non c'è il mordenzante, il colorante non attacca per niente sul tessuto. Questi coloranti sono resistenti anche al lavaggio e quindi si può tranquillamente lavare il capo senza che questo stinga. Quando avete avuto a che fare con le cipolle, com'è andata? Beh, lì è stata abbastanza difficile perché infatti tutta la scuola ha collaborato. Tutto il personale e tutti i ragazzi arrivavano al mattino col sacchettino delle cipolle, delle bucce di cipolla. Solo così siamo riusciti a tingere un capo da che potesse sfilare. Crislin ha un martello in mano, io non so a cosa serva, ce lo spiega Linda. Allora, abbiamo sperimentato una nuova tecnica giapponese, un'antica tecnica, che è chiamata della Pazon, e solitamente i materiali che servono sono un tessuto trattato, delle foglie oppure delle piante che magari colorano, cioè che tingono, e dopo che hai messo queste piante o i fiori nel tessuto devi chiudere la stoffa e battere col martello, e quindi le nostre piante lasceranno l'impronta nel tessuto. Poi Maria, che succede? Il tessuto va lasciato sotto una pressa per tutta la notte. Adesso andiamo da Giulia, che indossa un bellissimo vestito, no Elisa? Sì, con tutti questi tessuti stiamo facendo dei vestiti con tinture naturali, e questo è l'abbiamo tinto con i ricci di castagno. Ad esempio qua sulla cinta possiamo vedere il risultato del nostro lavoro, infatti abbiamo un capo tinto e un capo non tinto, e la parte colorata di verde è stata tinta con i ricci di castagno, mentre invece la parte bianca non è stata colorata e nemmeno mordenzata. Inoltre questo vestito è un capo unico, perché nella tintura naturale ogni vestito e ogni tessuto viene a un risultato diverso alla fine del lavoro, anche se fosse ricreato sarebbe diverso. Le sfumature sarebbero diverse di stoffa in stoffa. E adesso andiamo a sbirciare nelle aule, dove con una matita colorata in mano prima e davanti ad un PC poi, la mente vola, crea e dopo confeziona. Andiamo a conoscere Daniela, che è in piena fase creativa. Cosa stai facendo? Allora, io sto creando un figurino che in teoria serve per la creazione, cioè per una collezione di moda. Una collezione comincia con una ricerca che si fa in ogni ambito, immagini, delle fonti di ispirazione, la ricerca dei colori. Si passa alla fase dello schizzo e tutta la parte creativa, diciamo, dove l'immaginazione va al di là. Dopo che abbiamo più o meno un'idea, si passa al figurino definitivo, questo che si fa in base al plat, che è un disegno tecnico, senza diciamo tagli e niente, è un disegno generale. E questa è la tua collezione? Sì, questa è una collezione fatta da me, che era basata, cioè il tema era i paesi, e ho scelto il mio paese da dove provengo. Sono i disegni che ho fatto. Praticamente ognuno sceglie il layout che vuole per una collezione. La Moldavia, quindi. Quali sono gli elementi che ti ricordano e che rappresentano il tuo paese? Allora, i ricami che si trovano dappertutto sulle maglie, cioè le camicie bianche, di solito si utilizza la seta, il cotone, il verde, il rosso. Anche i colori in generale della bandiera. Siamo davanti a un PC, e quindi che tipo di operazione stai facendo? Adesso sto realizzando un figurino con il Photoshop. Ci aiuta a creare il figurino più pulito, più curato, diciamo. Può anche aggiungere delle luci, delle ombre, si può giocare con il colore più scuro, più chiaro. Ti piace molto la moda? Sì, moltissimo. Infatti mi vedo nel futuro in questo mondo della moda, perché è qualcosa, cioè, molto bello creare qualcosa e vedere le tue creazioni che diventano realtà. C'è anche una tecnologia che utilizzate. Sì.
E sì, viene utilizzato appunto il CAD, Computer Aided Design, ovvero aiuto alla progettazione, che così il modellista viene facilitato ad realizzare appunto il cartamodello in maniera più veloce, in modo più preciso, ed inoltre permette anche di poter avere dei risparmi anche con i tessuti, perché tramite appunto l'utilizzo del CAD possiamo andare a programmare il piazzamento, così che poi dopo in sala taglio si abbia un risparmio del tessuto appunto da tagliare. Il CAD ci permette anche di poter andare a lavorare direttamente sulle basi già realizzate, quindi se si vuole modificare per esempio la base di una gonna aggiungendo delle pieghe, delle pence e così via, prendiamo direttamente il modello base e le andiamo ad aggiungere senza rifare tutto il processo iniziale. Permette di essere più precisi con i lineamenti, con le curve che appunto richiede il cartamodello e la sagoma di un capo che appunto dobbiamo andare a realizzare. In molte aziende viene utilizzato questo sistema. Ad esempio appunto io ho fatto alternanza a scuola lavoro da Lardini. All'interno dell'azienda i modellisti che lavoravano su carta, cioè ce n'erano pochi, la maggior parte erano persone che lavoravano appunto sulle postazioni, cioè forniti da un computer, stampanti, plotter che appunto permettevano di stampare il piazzamento. E quindi da questa esperienza in questa azienda importante del territorio, la Lardini, hai capito anche un po' come funziona il lavoro e quindi quali sono gli strumenti con cui già approcciata a scuola? Sì, specialmente io ero capitata proprio nel reparto modellistica, quindi dalla realizzazione del cartamodello fino in sala taglio, reparto assemblaggi e poi appunto collaudo e l'applicazione dei vari accessori e poi veniva spedito nei vari luoghi che appunto doveva essere venduto. È stata una bella esperienza? Sì, che penso che ricorderò per sempre, perché comunque è un'azienda importante, un'azienda molto grande, è stato molto bello. Grazie allora a Michela, e allora adesso andiamo in sala taglio, o meglio nel laboratorio di confezioni. Ci aspetta Sueli, una studentessa, cosa si fa qua? Sì, e in questo laboratorio si continua la filiera produttiva iniziata nel laboratorio di moda con l'ideazione e la progettazione di un capo. Qui appunto viene realizzato concretamente il capo e prima di fare questo però si compila una documentazione tecnica, quindi la confezione, conoscere il quantitativo di materiale necessario, i costi e soprattutto i tempi e le metodologie da seguire per fare questo appunto. Per prima cosa si effettua il piazzamento, ovvero si studia il posizionamento delle varie sagome per ridurre al minimo gli scarti del tessuto durante il taglio. Si realizza il materassaggio, ovvero la stesura dei tessuti uno sopra l'altro per velocizzare le operazioni di taglio. Si passa al posizionamento del piazzamento sopra a questo materasso e poi il taglio, che può avvenire mediante taglierine rotative o verticali a seconda dello spessore di questo materasso. Si compongono dei pacchetti in cui vengono inseriti tutti i particolari di un capo. Fatto questo si va a confezionare il capo utilizzando macchine lineari piane, sorfilatrici da stiro, sia ferri che presse. Alla fine del processo si va ad effettuare un controllo utilizzando la specifica qualitativa, che è un documento precedentemente compilato, e appunto si va a paragonare gli standard del prodotto che in realtà deve avere con il prodotto medesimo che sia stato realizzato, quindi il prodotto finito. All'interno del laboratorio andiamo a conoscere un'altra studentessa, Noemi, che sta lavorando su una giacca, giusto? Questa è una giacca di tipo femminile, formale, è un semilavorato, non è ancora completato e presenta insomma la fodera, comunque sia delle caratteristiche molto abbastanza eleganti insomma.
Per voi la giacca rappresenta insomma un compito importante? Sì, assolutamente, è un capo di abbigliamento che studiamo nel corso del quinto anno, partendo però già dal terzo, studiando la gonna, il pantalone, la camicia in quarto, e quindi facciamo insomma un percorso abbastanza completo. Noemi, questa è la vostra nuova collezione, giusto? Sì, questa qui è stata realizzata a dicembre del 2018 in occasione di un concorso che è stato indetto dalla Confartigianato. Sono dei abiti che abbiamo realizzato sia dall'idea, cioè siamo partiti dall'idea fino a crearli proprio con le macchine da cucire, insomma. Qual è stata l'ispirazione per arrivare a questi abiti? Dunque, il tema di quest'anno erano i colori. Noi abbiamo scelto come sottotema, possiamo dire, le caramelle, quindi questo è stato il risultato, insomma, siamo arrivate ai colori, ma non solo, anche alle forme, quindi è un qualcosa che ricordasse un po' un incarto di una caramella. È stato bello, insomma, poter maneggiare i tessuti. E c'è anche questa borsa che abbiamo scoperto qua all'interno del laboratorio, fatta addirittura con le cialde del caffè. Sì, questa borsa è stata realizzata nell'ambito di un progetto legato all'attività di riciclo, quindi materiali che non si utilizzano più. In questo caso la base della borsa è stata realizzata con delle fibre in tessuto naturale. Questa inserzione è stata realizzata con una fibra sempre in cotone trattata con tinture naturali. Poi abbiamo utilizzato delle cialde del caffè per inserire delle applicazioni, fino a creare questo motivo ornamentale. Essendo un istituto tecnico, l'unico istituto tecnico della Regione Marche con indirizzo Sistema Moda, prepara tecnici, quindi la tecnologia, l'informatica oggi aiuta a velocizzare tutti i processi, in particolare nel nostro settore ci aiuta sia nella fase ideativa col Photoshop che nella progettazione della modellistica manuale per imparare proprio a realizzare carta modelli e poi a velocizzarli nei controlli, nella produzione, nello studio dei piazzamenti che serve a economizzare quindi i costi di produzione. Abbiamo visto anche il materiale che viene utilizzato e quindi talvolta sono proprio tessuti che vengono tinti qua a scuola. La scuola è identificata proprio come la scuola per menti verdi, quindi tutti i settori, quindi in ogni indirizzo di studio si affronta con una tematica multidisciplinare proprio il tema del rispetto e l'ecosostenibilità ambientale. Quindi ad esempio nella collaborazione con la chimica tessile avete potuto vedere come tingono i tessuti. Abbiamo utilizzato i tessuti tinti per lo studio e la collaborazione, quindi realizzazione di abiti per l'associazione Porto Novo 1811. Quindi abbiamo fatto uno studio specifico degli abiti utilizzati dalle truppe garibaldine e dagli stazionamenti, diciamo, degli abitanti civili. Abbiamo appunto realizzato gli abiti applicando questi tessuti che comunque sono costosi, come erano in effetti in quel periodo. È un incontro quindi tra passato e futuro. Questo sempre, bisogna vedere sempre al futuro ma con una conoscenza approfondita e dettagliata del passato, perché la tradizione resta e quindi compito anche delle generazioni future è quello di migliorare nei procedimenti, nei processi, negli strumenti, nella tecnologia quello che viene vissuto nell'attuale. Chissà se tra le mani di queste giovani studentesse si nasconde il Made in Italy del futuro. Le prospettive sono buone perché la moda è a caccia di tecnici del settore. Le grandi firme lanciano un SOS, si cercano disperatamente disegnatori, prototipisti e modellisti, tanto che si ipotizza un nuovo mestiere, il Master Tech dell'industria della moda. E nasce la prima rete nazionale TAM, Tessile Abbigliamento Moda, che coinvolge anche gli istituti tecnici, tra cui l'unico delle Marche, il Vanvitelli Straccangelini. Mancano in Italia circa 47.000 tecnici della moda e questo è un dato che riporta il Sole 24 ore e quindi sicuramente bisognerà, diciamo, lavorare su questo indirizzo che offre delle prospettive sicuramente interessanti. Il nostro istituto tecnico, ad esempio, che fa parte di una rete nazionale di istituti tecnici, la rete TAM, è un istituto tecnico appunto che è l'unico in tutta la Regione Marche e quindi noi contiamo di promuoverlo perché sicuramente
per i ragazzi e per le ragazze potrebbe creare delle ottime prospettive.